era una persona molto delicata, attenta, ha avuto una sensibilità per la musica bizantina in particolare da giovanissimo. Giovanissimo è entrato nel nostro seminario italo-albanese qui a Palermo, ha perfezionato un po' la musica e poi lo ritroveremo nel Pontificio Collegio Greco in Roma, dove era capocoro, lì avveniva la formazione filosofica, teologica, e in questo iter ha avuto modo di essere vicino ai grandi maestri della musica bizantina. Sindaco, questo pomeriggio sono stati celebrati i costumi e le tradizioni della cultura Arbresh, la comunità stanziata appunto a Piena degli Albanesi. Quanto è importante tutelare questa fonte di ricchezza umana e culturale soprattutto? Ma quanto è importante? Secondo me è fondamentale perché noi abbiamo la fortuna di nascere nello Stato italiano che ci ha ospitato 530 anni fa, di stare in Sicilia, di stare nella provincia di Palermo, ma di essere Arbresh. Noi siamo Arbresh dalla nascita, la prima parola che noi diciamo è Ta, vuol dire pa papà, e quindi una ricchezza, una tradizione, un DNA che ognuno di noi ha, quello di essere Arbresh, e che dobbiamo per forza di cose tutelare, valorizzare, mantenere e portare avanti. Tu hai avuto modo di collaborare con Monsignor Papas Sotir Ferrara, cosa ti ha lasciato? Lui è stato mio correlatore per la tesi triennale all'Università degli Studi di Palermo in discipline musicali e correlatore alla tesi biennale al Conservatorio Scarlatti di Palermo. E mi ha insegnato una grande umiltà, che i valori umani sono alla base di un grande musicista al quale era lui e direttore di coro. Siamo qua in questo convegno, in questa veste, perché la memoria di Sotir Ferrara è stato appunto un vescovo che ha dato tantissimo alla cultura, alla musica, alla storia degli albanesi di Sicilia. La musica è un veicolo di cultura fondamentale che testimonia la cultura Arbresh. Io dico la musica, forse il segreto, la chiave di lettura della nostra contemporaneità. Siamo persi molte volte in mille cose, ormai non ci meravigliamo più di niente. Io dico che la musica può farci tornare ad una dimensione più terrena, umana, la musica come chiave di lettura della nostra vita. L'arte dell'iconografia è un metodo molto particolare, importante appunto per dare testimonianza di una storia, di una cultura. Sì, della storia, ma soprattutto del Vangelo. Guardando le icone che venivano dipinte in chiesa, sui muri o sulle pareti, era un modo per conoscere anche la parola di Dio e il Vangelo.